A tutti ed eccoci qua in trasmissione ancora per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo da Radio Gamma 5, la più grande radio del Veneto. Ricordatevelo sempre, questa radio è l'unica radio che permette a tutti di parlare, tutti di dire qualcosa, anche se quando qualche volta qualcosa che si dice può apparire di troppo. Eppure, siccome le emozioni delle persone, le tensioni, i desideri sono tanti, questa radio riesce a dare voce a tutte queste emozioni e tutte queste sensazioni. Bene, a seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Scusate un attimo solo. Va in onda alle ore 19. E stiamo leggendo la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Oggi parleremo del settimo, ottavo capitolo, cioè sarebbe il settimo, però siccome abbiamo fatto già l'ottavo, e parleremo del Gesù a Nazareth. Che cos'è il Gesù di Nazareth e l'infamia umana? Cioè, perché è stato scritto questo libro? Perché noi viviamo in una società cattolica, in una società che qualsiasi decisione prende, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi legge venga scritta a provvedimento preso, qualsiasi educazione venga impostata, qualsiasi cosa venga fatta, è fatta sempre all'interno dei principi cattolici, dei principi cristiani. E i principi cattolici hanno la loro origine in un atto di follia, un'imbecillità enorme, che è il pazzo di Nazareth, che è il Gesù di Nazareth, davanti al quale i cattolici mettono in ginocchio chi non si può difendere. Il nostro compito qual è? È quello di svelare l'origine di queste cose e metterne in luce sia le contraddizioni sia l'arte della magia nera. Ebbene, il Gesù di Nazareth e l'infamia umana va a centrare questo tipo di cose, va a dimostrare come il pazzo davanti al quale i cattolici mettono in ginocchio bambini che non si possono difendere è una grandissima porcheria, cioè è una cosa che non ha nessun valore. E il fatto che io lo dica ai microfoni di questa radio è una cosa scontata quando si comincia ad andare a scuole superiori, all'università. Cioè, in qualsiasi scuola superiore o università si sanno benissimo che i Vangeli ufficiali sono delle sciocchezze, cioè appartengono a quel linguaggio minimo che servono per coercire, per mettere in ginocchio, per plagiare, come qualcuno dice, le persone che non si sanno difendere, le persone che non hanno molta cultura. E facendo questo, operazione, si illudono le persone che non hanno cultura, che forse loro capiscono meglio, capiscono di più di chi ha accumulato cultura, di chi si è chiesto il perché delle cose, di chi ha affrontato la vita. Con questa operazione si usano queste persone che si illudono di sapere, di dare un'opinione, comunque si usano queste persone per costruire coercizione, per costruire miseria morale. E allora ecco che si scanna ipazia, perché ipazia osa affrontare la cultura. Allora viene linciata, viene spellata viva. Questo è l'effetto di quello che è il cattolicesimo. Si sa benissimo che i Vangeli ufficiali sono delle cose di una pochezza culturale enorme. Si sa benissimo l'uso che avevano, che erano quello di distruggere la capacità degli esseri umani di costruirsi. Queste cose si sanno benissimo. Però non si attaccano. Perché? Perché c'è la verità di fede. Cioè, l'università, il professore universitario non può attaccare direttamente queste cose, perché deve affrontare la verità di fede, e davanti alla verità di fede che i cattolici dicono smuove le montagne, in realtà blocca i cervelli e blocca la capacità dell'essere umano di costruirsi nell'infinito, davanti alla verità di fede il professore universitario che studia eccetera si arrende. E là interveniamo noi, cioè là intervengono i pagani, intervengono gli apprendisti stregoni. Perché? Perché davanti alla verità di fede entra la magia, la stregoneria. Cioè davanti alla magia nera, che è la verità di fede imposta, la storpiatura dell'essere umano, può intervenire solo la stregoneria. Questo
La stregoneria può impostare un cammino diverso e il paganesimo può costruire un sistema sociale, può costruire una vita, può costruire una percezione del mondo e della società diverso, per cui il paganesimo politeista e la stregoneria, e le due cose sono sinonimi, non è che varia molto la distinzione, possono costruire una vita diversa e possono distruggere la verità di fede. Là dove non può arrivare il professore universitario, può arrivare la stregoneria, può arrivare il paganesimo. E detto questo, andiamo ad analizzarsi il capitolo di oggi, che è Gesù a Nazaret. Del Gesù a Nazaret ne parlano tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca. E noi adesso ci vediamo un attimino. E come al solito prima leggerò quanto è scritto nei Vangeli ufficiali e poi leggerò il commento. Matteo, e recatosi nella sua patria, li istruiva nella loro sinagoga. Pieni di ammirazione esclamavano: «Donde mai vengono costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? I suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? Le sue sorelle non sono tutte fra noi? Di dove dunque vengono a costui queste cose?» Ed erano sconcertati sul suo conto. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è privo d'onore se non nella sua patria e nella sua casa, sicché a cagione della loro incredulità non fece lì molti miracoli». Marco invece ci dice questo: «Giunto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. I numerosi spettatori erano pieni di stupore e dicevano: "Dove gli vengono tali cose? E che sapienza è questa che gli è stata data? E questi miracoli compiuti per le sue mani? Non è egli il falegname, il figlio di Maria, e fratello di Giacomo, di Giuseppe, Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, fra i suoi parenti e nella sua casa. E non poté fargli alcun miracolo, guarì soltanto pochi malati imponendo le mani». Cosa ci dice invece Luca? Gesù, spinto dalla potenza dello Spirito, ritornò in Galilea e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Egli insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e secondo il suo costume entrò nella sinagoga il giorno di sabato e si alzò per leggere. Gli fu presentato il volume del profeta Isaia e, svolto che l'ebbe, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha consacrato, mi ha invitato ad annunziare la buona novella ai poveri, la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Arrotolato quindi il volume, lo restituì al serviente e si sedette. Gli sguardi di tutti i presenti alla sinagoga erano fissi su di lui. Egli cominciò dunque a dir loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura in mezzo a voi». Or tutti ne parlavano in bene ed erano meravigliati per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, ed esclamavano: «Non è lui il figlio di Giuseppe?» Ma egli disse loro: «Certamente voi mi applicherete questo proverbio: medico, cura te stesso. Tutto questo abbiamo udito che è avvenuto a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità vi dico, nessun profeta è ben accetto in patria sua. In verità vi dico, vi erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo rimase chiuso per 3 anni e 6 mesi, sicché vi fu una grande carestia in tutta la Palestina, eppure Elia non fu inviato a nessuno di loro, salvo ad una povera vedova di Sarepta, nel territorio di Sidone. Vi erano molti lebbrosi in Israele al tempo di Eliseo profeta, ma nessuno di loro fu mondato, eccetto il sirio Naaman». Nell'udire queste parole tutti i presenti alla sinagoga si sentirono pieni di sdegno, e levatesi lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero sopra una rupe del colle su cui la loro città era edificata, per precipitarlo di sotto, ma egli, passando in mezzo alla folla, se ne andò. Queste sono le versioni che vengono date dagli evangelisti. Ricordo sempre che gli evangelisti hanno dei progetti politici, dei progetti di sottomissione, e le loro versioni, le loro storie sono storie di sottomissione, sono storie di orrore. Dunque, come commenta nel Gesù di Nazaret l'infamia umana, dell'episodio gli evangelisti ci danno 3 versioni che solo apparentemente si completano, in realtà si oppongono l'una all'altra. Come spesso accade, Marco racconta la storia in modo molto stringato e conciso.
a differenza degli altri evangelisti. Matteo e Luca preferiscono raccontare la storia riempiendola di fantasticherie che usano per propagandare la loro descrizione. Le differenze fondamentali sono dovute al diverso referente a cui i Vangeli vengono rivolti. Ricordiamo ancora che Matteo scrive un Vangelo interno, Marco, dettato da Pietro, scrive un Vangelo indirizzato alla predicazione presso i Romani, Luca scrive il suo Vangelo in funzione delle comunità greche e in funzione di far accettare Paolo come il dodicesimo apostolo. Matteo si rivolge ad ebrei convertiti. Il loro condizionamento educazionale è articolato attorno all'immagine di Dio come padrone assoluto. Marco si rivolge ai romani e al loro pragmatismo. Luca si rivolge ai greci e alle loro capacità disquisitorie, logiche, mitiche e filosofiche. Per questo motivo Matteo afferma che Gesù, arrivato nella sua patria, li istruiva nella loro sinagoga. A Matteo insegnava a presentare agli ebrei un personaggio che entrava nella sinagoga e con un'autorità tale da istruire i presenti. Gesù può aver parlato ai presenti, ma non per suscitare ammirazione, ma per imporre se stesso come figlio di Dio, imponendo a questi di accettarlo come tale. Non può aver suscitato ammirazione, può aver suscitato quell'attimo di stupore in chi, ascoltando perplesso quelle parole, afferma: «Ma che cosa vai farneticando?» Diventa logica la frase successiva: «Non è forse il figlio del falegname?» eccetera. Chiedersi che cosa sta affermando è corretto, ma non si può far seguire la frase «non è egli il figlio del falegname» alla preposizione. Donde mai vengono a costui questa sapienza e questi miracoli? Il riconoscimento della sapienza e il riconoscimento di miracoli sono cose. Davanti alle cose il giudizio si arrende. Gesù fa il miracolo, dunque Gesù è figlio di Dio. Tutti quelli che fanno i miracoli sono figli di Dio? Ancora, se sei sapiente e non lo potevi essere in nessun altro modo, in quanto noi sappiamo chi sei e da dove vieni, la tua sapienza viene da Dio. Il punto è che gli astanti non riconoscono né la sapienza né i miracoli, ma soltanto quanto Gesù millanta, quanto afferma chiedendo di essere creduto. Proprio per questo diventa logica la frase che segue sulla conoscenza delle relazioni parentali di Gesù. Lo sconcerto, qui afferma Matteo, è giustificato col fatto che tu affermi di fare i miracoli, tu affermi di essere figlio di Dio, ma noi ti abbiamo visto crescere coi moccoli al naso. Sappiamo che tua madre è qui e qui ci sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, non raccontarci palle. L'affermazione di Gesù sull'onore è un'affermazione priva di senso. Un profeta è privo di onore solo nella misura in cui millanta quanto afferma e nel millantarlo chiede adesione critica alle sue affermazioni, sottomissione a quanto afferma e non ammette critica a sospensione del giudizio sul suo operare. In realtà un essere siffatto è sempre privo di onore, solo che nella sua terra, fra chi lo ha sempre conosciuto, è più difficile operare con l'inganno. Il colmo della beffa è l'ultima frase di Matteo, secondo la quale a causa della loro incredulità non fece molti miracoli. Sembra dire che non si sono avute, si sono, beh, sembra dire che non si sono bevute le sue capacità miracolistiche. L'elemento di maggiore interesse del racconto di Matteo coincide col racconto di Marco e la parentela di Gesù. Viene citato come padre il falegname, termine generico che vale per qualunque nome, mentre la madre viene citata per nome e sempre per nome i fratelli, mentre delle sorelle si parla genericamente. Dunque la verginità di Maria è stata profanata da almeno 7 nascite, 5 maschi e almeno 2 femmine, alla faccia della castità con la quale i cristiani hanno spacciato questa donna. Sembra a questo punto che gli ebrei avessero ragione nel dire che Gesù era figlio illegittimo e che Maria era stata cacciata dal marito per adulterio. In Celso si dice addirittura che Gesù fosse il figlio di un legionario romano, di un legionario celta o gallio romano, che aveva il nome Pantera. In Marco è detto che in quella regione non fece miracoli, si limitò a qualche guarigione attraverso l'imposizione delle mani. La differenza non è da poco, in quanto nell'aspetto specifico Marco sbugiarda Matteo. Chi dei due ha ragione? Probabilmente stanno millantando entrambi, in quanto ormai qualsiasi capacità psichistica Gesù avesse avuto si stava rapidamente esaurendo, data la pratica e l'articolazione del pensiero. L'articolazione del pensiero non è slegata dalla struttura energetica della persona.
È più credibile che avesse imposto le mani su qualcuno, quanto a guarirlo, questo era un altro paio di maniche. Luca deve costruire un Gesù presentabile alle comunità greche, ed ecco che il Gesù che si reca in Galilea diventa un individuo spinto dalla potenza dello Spirito Santo. I vocaboli vengono usati per costruire un essere grandioso, imponente, ben diverso dalla descrizione di Marco e Matteo, un novello Apollo che cavalca sul suo carro di fuoco. Questa immagine si accordava perfettamente con la mitologia greca ed era passabile nelle comunità greche. E come dal sole si diffonde la luce, così appena giunto in Galilea si diffonde la sua fama. La fama esce dal potere di Gesù, non dalle sue azioni. Luca deve partire da questo per dimostrare che il potere di Gesù era quello degli dei dell'Olimpo. Nessuno avrebbe accettato un uomo come un dio, a meno che le sue azioni non fossero state tali da farlo diventare un semidio. Dioniso era risorto. Altri grandi in Grecia avevano fatto miracoli. Tutti erano in grado di trarre la forza da sé. Tutti avevano acquisito fama in base alle proprie azioni. Eracle era spinto alle sue azioni dal potere di Zeus, così Gesù era spinto nelle sue azioni dal potere di Dio. Lo sforzo che i cristiani fecero per sostituire l'iconografia classica di Zeus con quella del loro Dio fu una delle maggiori operazioni dottrinali della storia. Furti sacri vengono chiamati, eh? Luca ha bisogno di costruire un precedente. Gesù in Galilea insegna nelle sinagoghe e tutti lo glorificano. Elemento assoluto del discorso. Gesù viene glorificato. Cosa dice o cosa ha fatto non è dato sapere. Si sa soltanto che viene glorificato. Accontentatevi. A Nazareth entra nella sinagoga, gli presentano un volume del profeta Isaia, trova un passo e lo legge esaltando attraverso questo la sua persona e il suo programma politico. Innanzitutto Gesù non sapeva né leggere né scrivere. Questo non è importante per chi è in grado di alterare la percezione e giungere nei mondi circostanti o per imparare dalla vita. Lo è però per Luca, in quanto egli non può andare dalle comunità greche insegnando che il suo maestro è ignorante. Anche se non hanno memoria, e anche se non hanno memoria, ricordano di annoverare fra i propri compatrioti tali Socrate, Aristotele, anche se magari non ricordano Pirrone, Carneade, Epicuro, Licurgo, eccetera, eccetera. Per Luca è importante dimostrare come Gesù possedesse una cultura che gli permette di sfogliare un libro alla ricerca di un passo che lui ricordava, perciò già studiato, e un rispetto tale nella sinagoga da indurre l'inserviente a consegnargli un volume di un profeta. Quanti libri giravano in quei tempi nelle sinagoghe? Egli afferma che questa scrittura si è compiuta in mezzo a loro. Infatti non giravano mai libri nelle sinagoghe, i libri giravano nelle scuole greche, nelle scuole romane, nelle scuole di Sidone, di Tiro, non giravano nelle sinagoghe. Egli afferma che questa scrittura si è compiuta in mezzo a loro. Oggi, dunque, oggi viene data la buona notizia ai poveri, oggi si liberano i prigionieri, oggi i ciechi recuperano la vista, oggi gli oppressi vengono liberati, oggi, di 2000 anni or sono, non è tempo che la Chiesa cristiana ci dia un taglio con queste menzogne? La Chiesa cristiana aumenta e coltiva la miseria, la Chiesa cristiana aumenta la carcerazione degli esseri umani più deboli. Se qualche cieco recupera la vista, si deve grazie ad un bisturi esperto, costruito dalla lotta per la conoscenza che streghe e stregoni hanno ingaggiato contro l'oscurantismo cristiano. L'oppressione dei cristiani sugli esseri umani continua, togliendo loro la libertà attraverso l'imposizione della sua morale. È una bieca menzogna operata da Luca, il quale deve dare queste cose alle comunità greche per giustificare l'imposizione di Gesù come figlio di Dio e sottomettere le persone. Luca ricorre alla truffa, all'inganno, e questo inganno si perpetua per 2000 anni, perpetrando il genocidio di milioni di esseri di cui Gesù, Luca e tutti gli apostoli, tutti gli evangelisti, tutti i papi, i loro benedetti, sono responsabili assieme ai guardiani di campi di sterminio. Nell'ideologia, nel pensiero, non c'è buona fede che tenga. La buona fede non esiste quando si priva qualcuno di quanto quel qualcuno possiede. Le determinazioni del suo futuro in relazione con l'oggettività. Luca dice: vedete quali meravigliose parole Gesù ha pronunciato? Quali parole di grazia uscirono dalla sua bocca?
Luca chiama parole di grazia le menzogne sia sue che di Gesù. Nel Vangelo di Matteo si indica Gesù come figlio del falegname e si elencano i fratelli accennando alle sorelle. In Marco Gesù non è figlio del falegname, ma è lui stesso il falegname, quasi che un giorno sia andato fuori di testa, abbia gettato pialla e martello e sia andato in giro proclamandosi figlio di Dio. In Luca sparisce l'elemento dei fratelli, delle sorelle e il nome della madre, ma compare il nome del padre. Guarda caso quel Giuseppe che in Marco e Matteo viene indicato come fratello di Gesù. A questo punto era meglio che gli evangelisti si mettessero d'accordo. Luca presenta Gesù come un semidio, l'incarnazione di Dio in terra, ed egli sa benissimo che se parla di fratelli e sorelle, anche i fratelli e le sorelle sono figli di Dio in terra, a meno che non si voglia dare alla madre di Gesù della prostituta. A Luca interessa presentare un Gesù sapiente ed integerrimo, opposto ad una folla feroce e ignorante. Guardate a che gente Gesù distribuiva le sue perle. Dice Luca ai greci, raccogliamole noi che veniamo da una tradizione più colta. Luca condisce l'esempio di Gesù con l'opera di altri profeti. In realtà Luca si appresta a scalzare dal suo trono Zeus. Non basta che le comunità greche credano in Gesù quale figlio di Dio, ma che accettino la tradizione ebraica dalla quale Gesù proviene. E per questo parla di precedenti, accenna ad Elia il massacratore o all'opera di tale Eliseo. Luca dice che lo sdegno dei presenti nella sinagoga fu dovuto perché Gesù si era paragonato a quei miti ebraici. Per questo vogliono ucciderlo. Strano. A questo tentativo di ucciderlo non parla né Marco né Matteo. Secondo loro Gesù se ne va scornato ed umiliato per essere stato scoperto come millantatore. Infatti non riesce a fare né molti miracoli e neanche molte guarigioni. Luca sa e come sa e come leggendarizza la sua nascita, prendendo dalla mitologia greca, così mitizza la sua uscita dalla Galilea, un'uscita comprensibile soltanto in quanto Gesù emanava la potenza dello Spirito Divino. Peccato che tale potenza sia sfuggita sia a Matteo che a Pietro, che detta il Vangelo a Marco. E questo è il Gesù a Nazareth. Ora, la Chiesa Cattolica sta tentando di far passare questi Vangeli come complementari. In realtà, questi Vangeli descrivono delle operazioni politiche diverse una dall'altra. Cosa vuol dire descrivere operazioni politiche diverse una dall'altra? Significa che ciò che io metto in rilievo, ciò che è importante e ciò che non è importante, lo seleziono in funzione della mia operazione politica, cioè delle mie intenzioni, cioè sono le mie intenzioni che qualificano quello che io vado a scrivere o non vado a scrivere. Per cui non sono quattro Vangeli complementari, ma sono quattro operazioni politiche dalle quali la Chiesa Cattolica può prendere quello che gli serve. Sono operazioni politiche da ignoranti. Un attimo solo. Bene, con questo abbiamo finito il penultimo pezzo dell'ultima parte, della seconda parte, cioè della seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E il prossimo giovedì faremo l'ultima parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e poi cominceremo il giovedì sera a leggere ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma, cioè della religione romana. Cerco sempre di alterare un testo pagano con un testo della stregoneria e un testo pseudo-anticlericale, chiamiamolo così, insomma, cioè un testo contro i cattolici. Per cui vado avanti di pari passo. Qual è lo scopo di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana? Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana è un testo, un libro che serve per mettere in luce come dei processi, dei percorsi di paganesimo molto vicino allo sciamanesimo, cioè che è quel passaggio che porta dallo sciamanesimo al paganesimo vero e proprio e che poi porterà alle religioni misteriche, altro non sia che la descrizione dove ogni gesto nel quotidiano può costruire l'individuo o può danneggiare l'individuo, come ogni azione che noi facciamo sia un'azione divina, sia la costruzione del Dio che abbiamo dentro. Bene. In ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, vediamo questo. C'è un
particolare, e per cui, finito il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, prenderemo in mano il testo, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. C'è un paio di cosette da dire a mio amico Marco, che ogni tanto telefona e che è un affezionato di questa radio, che avete sentito molte cose. Per quello che mi ha detto oggi, cioè, oggi mi ha detto, io ho provato ad ascoltare, non ho mai ascoltato la prima parte della trasmissione del giovedì pomeriggio e ho sempre ascoltato la seconda parte in poi. Quando oggi mi sono impegnato ad ascoltare la prima parte, l'ho trovata abbastanza interessante. L'ho trovata interessante. In realtà, Marco, e questo vale per tutti i radioascoltatori, la prima parte viene fatta in quel modo appositamente. Cioè, viene detto il testo del Crogiolo dello Stragone, adesso ormai lo abbiamo finito, proprio per far suonare le corde interne, le corde psichistiche, le corde del sentire delle persone. E la lettura di quel testo è fatta in maniera veloce ed è fatta in maniera, vabbè, io leggo come leggo, posso leggere un po' meglio o un po' peggio, non è importante, però è fatta in quel modo proprio perché deve solleticare la curiosità delle persone e deve portare le persone a sentire qualcosa, un messaggio recondito. Dopodiché questo dovrebbe, in teoria, acuire l'attenzione di quelle persone dove li risveglia qualcosa dentro e portare le persone ad ascoltare veramente quello che si sta leggendo. Questo è la mia stregoneria, questo è quello che io sto facendo. Perché questo? Perché io non voglio convertire qualcuno, io non voglio dire a qualcuno credete in me e vi troverete meglio. Io sono un'antenna che chiama quelle persone che sentono il mondo vivente che le circondano, quelle persone che io ritengo che siano le persone viventi, cioè persone vive, cioè quelle che non sono state ancora messe in ginocchio a un punto tale da non riuscire più a sentire il mondo che respira. I cattolici sono in ginocchio al punto tale da non riuscire più a sentire il mondo che respira. Il mio modo di essere, il mio modo di pormi qui in radio è fastidiosissimo per le persone che ascoltano. Cioè, c'è una grandissima parte delle persone che ritiene che il mio modo di pormi è fastidiosissimo, è arrogante, non lascia spazio alle discussioni, è pesante. Ed è vero questo, cioè, verissimo. Infatti io sto usando questo sistema per rapportarmi con le persone perché non me ne frega niente di rapportarmi con le persone. Molto semplicemente. Cioè, io non ho un progetto per dire vieni, credi in me e allora ti trovi meglio. Il mio progetto consiste nel chiamare, nel far sentire la mia voce a quelle persone che concepiscono il mondo attorno a loro come essere vivente. Bene, queste persone che sentono il mondo in quel modo non gliene frega niente di come io espongo i principi, di come espongo i concetti. Quelle persone saltano la forma apparente e vanno alla ricerca di quello che io sto dicendo, del senso delle cose che dicono, che dico, perché questo risveglia in loro un qualcosa che loro già hanno. Per cui il fatto che qualcuno mi dica sei arrogante, non lasci spazio a discussione, ci insulti, non... Ciao! Ci insulti, non ci permetti di interloquire più di tanto. Bene, ricordate che questo è lo scopo della trasmissione, perché io lancio il messaggio, io lancio il mio comunicato a quelle persone che hanno ancora la capacità di avere il Dio che è dentro, ancora sveglio, ancora vivo, che hanno la capacità di sentire il mondo che le circonda come un qualcosa che pulsa, un qualcosa che respira, un qualcosa che alita. Se dovrei ricopiare da Excalibur, che hanno la capacità di percepire l'alito del drago che le circondano. Bene, queste persone ho rivolto il mio messaggio. Io non riuscirò mai a convertire una persona che è in ginocchio, una persona che crede nella risurrezione, che spera che Dio gli dia la grazia, che spera in un messaggio. Quello che è stato distrutto dentro è stato distrutto. C'è la possibilità però che non sia distrutto. C'è la possibilità che il vivente che abbiamo dentro, il nostro sentire, le nostre emozioni, la nostra percezione sia ancora vigile, cioè sia ancora esistente. Ebbene, il mio modo di esporre le cose
permette, costringere le persone, l'ascoltatore, a fare uno sforzo per superare la forma con la quale io mi rappresento e cercare di raggiungere la sostanza, il senso delle cose. E il senso delle cose ha senso soltanto per quella persona che ha la percezione del mondo che la circonda come essere vivente. Per cui a me mi spiace quello che mi hai detto oggi, Marco, perché mi ascolti da 2 anni e rotti, e dopo 2 anni e rotti mi hai detto che la prima parte della prima trasmissione è interessante, cioè ha qualcosa di interessante, cioè ha attirato la tua attenzione. Beh, questo mi fa piacere di aver svegliato qualcosa che c'hai dentro. Quello che mi dispiace è che hai perso tutto il resto, cioè hai perso tutto quello che io ho detto per il Crogiolo dello Stregone in tutto questo anno e nell'anno passato, cioè hai perso quella che è la visione del paganesimo, hai perso quello che è il pagano che si rapporta nel sistema sociale, il modo di vivere che ha l'essere umano all'interno del sistema sociale quando non è un cristiano, hai perso tutto questo. Dopodiché, vabbè, ti potrò dare i libri, ti potrò fornire quello che è necessario, però quello che hai perso è stato perso, cioè l'occasione che hai perso l'hai persa. Puoi però tornare fuori, cioè puoi recuperare sicuramente. Pronto? Te. Dillo un'altra volta. Allora, ho stregato. E mamma andai in figa mia madre l'ebete, vabbè. Benissimo, mi fa molto piacere, grazie. Peccato che sia una pratica che usano i cristiani, che se non sbaglio viene anche assolta pagando una certa tassa durante il giubileo, per cui è una pratica vostra essenzialmente. Bene, questo è il discorso che sto facendo. E il problema vero è che anche se i cristiani hanno saccheggiato il sistema sociale, lo hanno distrutto, lo hanno annientato, hanno imposto la loro verità, hanno imposto la loro coercizione, bene, le persone sono riuscite comunque a sviluppare qualcosa che hanno dentro, hanno sviluppato comunque un divino che hanno dentro, hanno sviluppato comunque una ragione con la quale guardare il mondo, con la quale descrivere un mondo. Ebbene, a queste persone è rivolto il mio messaggio. Tutte le altre stiano pure in ginocchio. Sono affari loro, cioè a me non mi interessa. Cioè io non sono un buon samaritano o un missionario. Pronto? Rivai in figa tomare ebete. Eccolo qua. Bene, abbiamo sentito il massimo dell'espressione ideologica di un cristiano, più di quello che il cristiano non è in grado di andare. E pur di mettere in ginocchio le persone, sono disposti a qualunque cosa, ucciderle, torturarle, insultarle, impedirgli di parlare. Qualunque cosa, ed è fondamentale che sia questo per un cristiano, perché un cristiano non ha altro, ha solo la sua disperazione davanti alla morte. Questo ha un cristiano. È soltanto un disperato che deve costringere il sistema sociale alla disperazione perché questo è l'unico modo che ha per esistere. Per cui quando avete davanti queste persone, sappiate chi avete. Pronto? Pronto? Ok? Per cui se oggi come oggi il sistema sociale non è stato distrutto, non è stato danneggiato irreparabilmente, questo è grazie a tutti coloro che si sono opposti al cristianesimo, grazie alla lingua strappata del Vanini, grazie a Giordano Bruno, grazie alle lotte dei contadini, grazie alle lotte per il pane, grazie alle lotte per la giustizia sociale, grazie a Giordano Bruno, grazie a Galilei, grazie a Jan Hus, grazie a Fra Dolcino, grazie a tutti coloro che hanno costruito uno spazio di libertà. Chi ha costruito uno spazio di libertà ci ha permesso di costruire la vita e ci ha permesso a noi di costruire il paganesimo. Se noi in questo momento non portassimo avanti la costruzione del paganesimo, la costruzione della vita, insulteremmo tutti loro. Benissimo, e detto questo ce ne passiamo un po' di rassegna stampa. Vi piace la mia rassegna stampa? Sì, dai. Dire che vi piace la mia rassegna stampa che è fatta con tantissimo amore e con tantissima devozione. Pronto? Claudio, Dimmi.
sentito? Sì, ti sento. E ora? Chi uno ti dice, vai figa a tomare? Claudio? Sì, dimmi, ti ascolto. E ora dimmi, per cosa, che uno ti dice, vai figa a tomare, ebete, perché? Forse perché è una sua pratica personale. No, a sostare il discorso cattolicesimo non c'entra niente. Non mi ti sbagli completamente. Sì, perché? Pensa che un attimo. Dimmi, no. Perché uno va ad arrivare a telefonarte. No, stiamo parlando seriamente. Sì, manca a me, sai. E arriva a telefonarte, capito? A parte il metodo fascisteo, vigliacco e solito mai a merda, va bene, che non vuol dire niente, ma chi se cazzi su lui, perché... Certo. Ognuno si decide cosa vuole mangiare mezz'ora e sera. Ma qual è la motivazione che uno ti dice vai figa a tomare e bete? Ma perché? Beh, secondo non me. Non sa dire Bora, ragiona un attimo. Secondo me perché ho stuzzicato qualche corda. Come? Gli ho stuzzicato qualche corda. No, Claudio, secondo me, profondamente, perché ha paura. Sì. Solo per quel motivo. Pensi che bene. Sì, no, ma. E ha qualcosa dentro di lui gli risponde, cioè le parole gli hanno svegliato qualcosa. Ma guarda che motivo è sì, un defondo, ragione un attimo. Non può esserne altre. Certo si muove qualcosa, ma qualcosa che si muove non è in senso... Positivo, in senso negativo, certo. È un'altra roba, sì, ti muovi solo a paura, capito? Certo. Pensi che bene. Sì, ma guarda, sono d'accordo con te su questo. Allora, voglio domandare, avevi figa a tomare e avete cosa che pensa, se ga... Se puoi venire fuori a analizzarsi e dire per cosa che dire vai figa a tomare ebete. No, ora vai figa a tomare ebete, vieni fuori a prova a spiegarmi per cosa che ti dici sta roba che altri. Adesso ti tendo fin casa, ciao. Ciao, bello, ciao. Vabbè, grazie a questo radioascoltatore che è Franco, tutti l'hanno riconosciuto, meno che io, sono l'ultima persona che lo riconosce grazie alle mie incredibili capacità acustiche e di musicali. Bene, e per incominciare la nostra rassegna stampa, no, in effetti ha ragione Franco, nel senso che per arrivare a ascoltare una radio che credo a livello nazionale sia l'unica radio che alimenta questo tipo di trasmissioni, per cui questo tipo di sentire anche la costruzione di un sistema sociale, l'unica, dico, trasmissione a livello nazionale, per riuscire ad alzare il telefono e telefonare a quell'unica trasmissione per mandare in figa a sommare il conduttore della trasmissione, è chiaro che questa unica trasmissione a livello nazionale su una radio che è sicuramente la più grande radio del Veneto, indubbiamente, chiaramente smuove qualcosa dentro che porta la paura. Paura che è determinata effettivamente davanti al proprio fallimento della propria esistenza, cioè è un fallito davanti all'esistenza, cioè il suo Dio padrone non gli garantisce più la vita oltre la morte, non gli garantisce più niente, cioè tutto quello che ha fatto gli garantisce la distruzione. E io probabilmente qui glielo ricordo. Questo è secondo me il discorso, ed era quello che metteva in luce anche Franco. Va bene, io invece voglio parlarvi della Repubblica. La Repubblica dell'11 giugno 1998, sono rimasto indietro, con la segna stampa. La Chiesa Battista, a cui aderisce Clinton, afferma: donna sarai sottomessa. Una donna deve sottomettersi umilmente alla guida del marito, così come la Chiesa si sottomette al comando di Dio. Dall'altro ieri, questa proclamazione dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo fa parte degli articoli di fede dei Southern Baptist, cioè della Chiesa protestante più numerosa d'America. Cioè, quando vi sto dicendo che la forza costrittrice, la forza che mette in ginocchio le persone, la forza che costringe le persone all'obbedienza fa parte dell'ideologia cattolica, è parte integrante, senza questa il cattolicesimo non esiste. È inutile che mi diciate che la società è diversa, che la società è cambiata. La società è cambiata perché gli uomini hanno lavorato per cambiare il sistema sociale, ma i principi di fondo sono rimasti gli stessi. Cioè è sempre la stessa cosa. Se viene mollato quello che è il sistema sociale, bene, ritorna esattamente come nel Medioevo, ritornano i roghi. Pronto? Pronto? Arriva in figa a tomare, ebete! Ecco. Vi fa piacere tutto ciò? Benissimo, è veramente il massimo, veramente.
Cioè, a volte c'è il problema di dimostrare la verità fra quello che si dice a livello teorico e l'effetto pratico. Cioè, quando si dice che il livello della Chiesa Cattolica è questo, esiste chiaramente una difficoltà a dimostrarlo. E quando mi arrivano delle dimostrazioni così veloci, a me mi fa solo che piacere. Andiamo avanti ancora un pochettino. Oh, cosa abbiamo qui? Chador e Corrano in classe, dalla Repubblica del 13 giugno 1998. Chador e Corrano in classe. Per i ragazzi e le ragazze musulmani in Italia, proposta anche una dieta conforme all'Islam. Proviamo un attimo a vedere. Pronto? Pietro. Ciao Gian Pietro. Ciao, come sei? Bene, ciao. Era un po' che ti telefonavo, ti ho sentito, volevo darti un salutino. Grazie. Ecco. Era così, ero di ascoltare un po' della rassegna stampa che ti devo fare. Grazie. Ecco, mi ho appena messo in ascolto adesso perché ho fatto ripassare un po' delle cassette vecchie che ho registrato. Beh. Era adesso, mi ho messo in ascolto adesso. Grazie Gian Pietro. Ecco. Madonna, beh, no, no, su me. Immagino. Per siccome ho quattro casse di quei potenti da casa. Bene. Da 100 watt l'una. Mamma mia. E forti, eh? Beh, certo. Certo. Sì. No, che poi è secondaria in esegnanca a 100 watt. Ma per poco, tra poco metto su anche quest'altra dopo. Più grosse. tutte e quattro, così, tutte e quattro uguali. Bene. E così ti rimbomba tutta la stanza, cioè tutti i lati, insomma, è terribile. Allora, che se forti è stato un 4 da 100. Immagino, ciò, cioè, un rimbombo. Che poi, da 100, perché da 100? Sì. Che mi regala, se anche 50 watt, 150 e una, così ho quasi 400 watt attaccato. Cioè, potente sì. 400 watt, tanto, tanto. In tutte e quattro. Troppo, non so, no, vabbè, ti puoi sbassarle dopo. Sì, infatti, no, a parte che mi l'amplificatore che ho eliminato tutti i bassi, però figurati ti sa adesso con queste qua a rimbombo stesso quasi tutto. Sì, sì, infatti. Perché l'equalizzatore che quello i bassi dell'equalizzatore è al massimo qui. Mm. E ti senti. Figurati quando che t'acca rosso col tempo st'altre do più potenti. È terribile, sì. E se è B che ho da cambiare. E A, quelle di A è come se 9. E B ho da mettere su quei 9. Che miseria. E perché quei B, che ho attaccato i provvisori e le casse, me ne dava uno da mestre e le fatte a mano. Mamma mia. E ora adesso, col tempo, metto altre due GBL e così ho accompagnato tutte e quattro. Va bene. Ecco. Buon ascolto. Così io potrò sentire ancora più forte anche a te dopo. Sì. Va bene. Va bene. Grazie. Ciao, scusa il disturbo. Grazie a te invece. Ciao. Grazie sempre a chi telefona, anche a chi telefona insultando, perché effettivamente mi fa sempre piacere, non tanto gli insulti in se stessi, ma tanto la dimostrazione pratica delle cose. Questo mi fa sempre piacere. Chador e Corano in classe per i ragazzi e le ragazze musulmane in Italia, proposta anche una dieta conforme all'Islam. Anche nelle scuole italiane in un futuro più o meno prossimo le ragazze musulmane potranno coprirsi il capo col caratteristico chador? Beh, a me la cosa non mi piace assolutamente. Che uno mangi quello che preferisce mi sta bene. Che uno manifesta col chador e si copra non mi sta bene, perché mi sta bene lo stato laico. Pronto? Sì? Se parli per telefono? Sì? Sai perché ti dice su? Perché non riesci a capire i discorsi che fai? Bisogna essere dei scienziati per capire quello che dici. Va bene. Ti senti? Sì, ti ascolto. Hai capito? Va bene. Non so cosa cazzo, dire. Bisogna essere scienziati perché Franco, ho sentito che ha parlato, ero in macchina, mi sono fermato per parlarti, capito? Grazie. È difficile il discorso che fai te, capisci? Va bene, non è proprio difficile. È difficile, dai. Molto da capire. Non è così difficile. Va bene. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Il discorso è difficile. Diciamo che è inusuale più che difficile. Pronto? Pronto, sì, ciao, sono Andrea. Ciao, Andrea. Ciao, ascolta, perché per me il discorso non è difficile assolutamente, sì. Perché è difficile
quello che ci fa comodo, perché guardare al caramba o leggere la Gazzetta dello Sport non è difficile, capito? Sì, ho capito. Scusa, non ti sento. Ho capito quello che hai detto. Hai capito? Sì. Allora, è difficile quello che ci fa comodo, va bene? È vero. O no? Sì, ecco, allora, e adesso hai uno in più che ti ascolta, grazie, ok? Grazie. Ciao a te. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie sempre a tutti i radioascoltatori. Vedete, il problema è questo, cioè, quando qualcuno telefona per insultare uno speaker, qualunque speaker di questa radio, esistono altre persone che telefonano proprio per vengono diciamo così sollecitate a telefonare proprio per solidarietà, cioè, perché in fondo ogni speaker di questa radio, sia che ci piaccia o che non ci piaccia, ed è proprio la caratteristica di questa radio, si rivolge a dei radioascoltatori, cioè si rivolge a delle persone che gli piacciono. Mario da Rovigo, avete ascoltato prima, Mario da Rovigo si rivolge a dei suoi radioascoltatori, e chiaramente quelli che non gli piacciono tendono a insultarlo, però nel momento stesso in cui viene fuori l'insulto viene fuori anche la solidarietà, cioè viene fuori anche tutti quegli ascoltatori che magari non si pensava o non si credeva. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio, sono Mario da Rimini. Ciao Mario. Ascolta, volevo dirti semplicemente che secondo me quel ragazzo o quel signore che ti ha fatto l'augurio di ritornare in grembo a tua madre, beh, io penso che abbia fatto una cosa positiva, cioè un fatto sicuramente vincente, in quanto un discorso molto piacevole. Mi sarebbe piaciuto però una maggiore spiegazione sul come, perché è un argomento interessante poter rientrare alle basi, alle origini, potrebbe essere un'introspezione notevole, insomma, io la favorirei, tu cosa dici? Beh, in effetti doveva spiegarsi un po' meglio, forse tecnicamente lui ci sapeva dare delle spiegazioni. Sì. Ecco, sì, ovviamente la cultura che ha manifestato probabilmente voleva essere semplicemente così, provocatoria, ecco, io quindi aspetterei una spiegazione tecnica e di larga, come dire, divulgazione, perché sì, ritengo sia un fatto estremamente positivo. Tu cosa ne pensi? Dopo la verginità della Madonna il secondo è questo, tornare nell'utero. Benissimo Claudio, siccome non ti ho visto prima, comunque volevo salutarti e farti i miei auguri, visto che non potremo vederci neanche di passaggio prima dell'anno, quindi in bocca benissimo al lupo e tanti auguri, buon proseguimento, ti ascolto finché la radio tiene. Grazie, tanti auguri a te. Ciao Mario, ciao. E grazie anche per questa telefonata. Giriamo il discorso di prima, e vale sempre, cioè il discorso è questo, la caratteristica della radio è proprio quella di avere degli speaker che hanno i loro ascoltatori, e i loro ascoltatori sono attenti che nessuno vada a insultare quello speaker, cioè sono attenti a dare la solidarietà, a dare la forza a quello speaker proprio nel momento stesso in cui qualcuno tenta di fare il furbo o di comportarsi in questo modo. E questo deve essere saputo, cioè questo si deve sapere. Il fatto che i cattolici si pensino in tanti e si pensano forti, si pensano meglio, il fatto che i cattolici dispongano di televisioni a livello nazionale, trasmissioni a livello nazionale, televisioni, radio, eccetera, non significa assolutamente niente. Pronto? Scusate, ti disturbo un'altra volta, sono Gian Pietro. Ciao Gian Pietro. Ciao. Volevo fare partecipi anch'io con l'ultima frase che stai dicendo, no? Allora, secondo me, ecco, un'opinione anch'io di questa radio, praticamente è stata fatta una cosa che secondo me ogni speaker, in base a ogni sua trasmissione, ha il suo indice di ascolto. Certo. Però, se determinatamente, cioè, quello che non gli comoda, che magari vuole ascoltare la trasmissione di quel speaker che ha attirato l'ascoltatore, se non gli comoda il prossimo speaker, fa presto a prendere in mano la manopolina oppure la memoria digitale, quello che ha, certo. pian pianino girare la sintonia. Hai capito? Certo. E con questo ho chiuso, lascio lo spazio al prossimo. Ciao. Saluto Franco di Mestre e tutti gli ascoltatori e la Lilli di Padova. Ciao e grazie. Saluto anche a te. Ciao. E noi ci accodiamo a questi saluti e a questi ringraziamenti di Gian Pietro. Vabbè, chiudiamo qua il discorso, va.
Allora, io non sono d'accordo col Chador o con altre cose, perché bene o male, d'accordo rispettare la cultura di ogni persona che viene, di ogni paese che si presenta in Italia. Ma la cultura di questo paese va rispettata, e va rispettata nelle tradizioni in cui questa cultura si muove, e questa cultura di questo paese non è cattolica, non è musulmana, non appartiene alle religioni rivelate, ma la cultura di questo paese è figlia della nostra Costituzione, cioè è la Costituzione della Repubblica che determina la moralità di cui questa tradizione è figlia. Non le religioni rivelate, non i musulmani, non altre cose. Per cui la cultura laica è l'unica cultura di questo paese che va comunque salvaguardata. Il fatto che i musulmani chiedono delle deleghe, chiedono un concordato, chiedono delle regole, chiedono di essere riconosciuti come religione, mi sta benissimo, perché sono riconosciuti la setta di tutte le sette che sono i cattolici, mi va bene che chiunque venga riconosciuto nei suoi diritti. Quello che non mi sta bene è sottomettere le persone, è permettere a qualcuno di sottomettere le persone a quelle regole. Chiaramente non mi sta bene neanche il battesimo, non mi sta bene neanche le cresime, le subisco, però per quel che mi riguarda farò di tutto per eliminare queste pratiche e ripristinare una cultura laica. Dopodiché, se i cristiani vogliono convertire alla loro religione la persona adulta, mi sta bene. Quello che non mi sta bene è mettere in ginocchio il bambino, mettere in ginocchio chi non si può difendere, imporre il chador, perché il chador a chi è che viene imposto? Non alle donne adulte musulmane che vengono in Italia, che tanto possono fare altre cose, vengono imposte alle bambine, le bambine che vanno a scuola vengono abituate a mettere il chador, vengono umiliate fin da piccole, e questo a me non mi sta bene, questa violenza. Ora, siccome qua è successo anche un po' un casino, perché si è aperto tutto il fascicolatore, ah miseria, e allora noi eliminiamo foglio per foglio e andiamo a un'altra ricerca scientifica, andiamo invece a una notizia di carattere scientifico, dal Corriere della Sera del 6 giugno 1998, e di questo vi ho già accennato, il neutrino a massa, scoperta nippo-americana. Si è calcolato che ogni secondo passano per la punta di un dito circa 500 miliardi di neutrini e non succede nulla. Finora si pensava anche che questa particella avvistata per la prima volta nel 1956 non avesse alcuna massa. Adesso invece con l'esperimento Super Camion CAD realizzato nella cavità di una montagna giapponese con un'impotente macchina eccetera eccetera, si è visto che ha massa. Non solo, in secondo luogo, visto che l'universo si è visto che praticamente questa particella ha una massa infinitamente piccola, però ha massa, e in secondo luogo, visto che nell'universo si è stimata l'esistenza di 50 miliardi di neutrini per ogni elettrone, il fatto che abbia una massa significa risolvere il mistero della materia oscura mai trovata, con la quale gli astronomi tenevano in piedi le loro teorie cosmologiche, limitandosi a dire che da qualche parte doveva essere nascosta. Cioè, cosa facevano i teorici spaziali? Avevano elaborato un modello matematico dell'universo, nel quale, in questo modello matematico, risultava la presenza di una massa che però non era visibile, non era identificabile. Bene, questa massa, per riuscire a collocarla, perché nei modelli matematici altrimenti saltavano, l'hanno chiamata materia oscura, cioè una materia che non esisteva, che esisteva però non si vedeva, non si percepiva, non si poteva misurare. Ebbene, dato questo esperimento, dato il fatto che il neutrino ha una massa, sia pur infinitamente piccola, bene, saltano fuori dai calcoli, cioè dai calcoli ipotetici, sono tutti calcoli ipotetici, queste sono teorie, non è... sono teorie suffragate da delle prove, però restano sempre teorie, per cui suscettibili sempre di mutamento. È saltato fuori che il modello matematico che si era fatto era corretto, l'unica cosa che non era corretta era quel giudizio di necessità che è stato dato, cioè una massa oscura non calcolabile, che invece è saltata fuori, che è data dal neutrino che ha massa fino al 56. Dal 56 ad oggi si è pensato che il neutrino non avesse massa, cioè fosse energia, fosse pura e semplice energia, senza massa. In realtà quello che noi pagani affermiamo è che l'energia e la materia sono esattamente la stessa cosa.
L'una e l'altra è solo una questione di organizzazione strutturale, per cui l'energia vitale e la materia è esattamente la stessa cosa. Quello che è diverso è l'energia neutra, e questo conferma tutto quello che il paganesimo sta dicendo, anche a livello scientifico, perché chiaramente se io affermo che la Terra è piatta e costruisco una teoria sulla Terra è piatta, dopodiché mi zompa fuori che la teoria è rotonda, tutta la mia teoria salta. Un conto è diverso, e invece se io, anziché chiamare la H2O, la chiamo acqua e costruisco una teoria dell'acqua, dopodiché mi si dimostra che è H2O, questo non mi cambia la teoria, mi dà un'altra definizione della sostanza su cui avevo costruito la teoria. Per cui stiamoci un po' attenti a queste cose. Se io se viene costruita una teoria in cui c'è Dio che crea l'universo e questo è un falso, tutta la teoria costruita sul fatto che Dio crea l'universo è automaticamente falsa. Se invece affermo che l'universo si costruisce da sé e ogni singola coscienza ha la responsabilità della propria costruzione attraverso le proprie determinazioni, costruisco una teoria su questo, ebbene, vivo la vita in maniera diversa. Quando verrà smentito questo, quando salterà fuori il Dio creatore, la mia teoria sarà falsa. Però finché è falso il fatto che una volontà creatrice ha costruito l'universo, tutte le religioni rivelate sono automaticamente dei falsi. Vabbè, vediamo un attimino, parliamo invece della Repubblica dell'11 giugno 1998. 11 giugno 1998 dice il parroco dice: tentò di uccidermi, ma il reo confesso viene assolto. Un laico tribunale della Repubblica non crede a un prete e assolve il reo confesso. In verità, Pier Francesco Garatelli, geometra di 28 anni, arrestato per il tentato omicidio di Don Mario Terregrossa, parroco di Acilia, ha ritrattato quasi subito le sue ammissioni. Ad accusarlo era rimasto soltanto lui, il prete. Non ho parlato immediatamente per carità cristiana, io ho perdonato, ma se mi chiedete di dire la verità, è lui l'uomo che è entrato in chiesa e che mi ha gettato addosso un secchio di benzina dandomi fuoco. Era novembre 96. Garatelli, quattro giorni dopo il fatto, ha confessato, ma successivamente ha cominciato a negare. Anche durante un faccia a faccia in aula, il PM ha chiesto una condanna a 8 anni, sostenendo che il geometra, in una sorta di delirio anticlericale, ha voluto punire Don Mario per non aver salvato il suo matrimonio, ma la sesta sezione del Tribunale di Roma non è rimasta convinta e ha assolto il giovane per non aver commesso il fatto, seppur facendo ricorso al dubbio dell'insufficienza di prove. Per cui cosa è successo? È successo che il parroco ha detto: lui ha tentato di ammazzarmi, lui quando è stato arrestato ha detto è vero, dopodiché ha smentito. Cosa sia successo in quella caserma di polizia lo sa lui e la polizia o i carabinieri. Io ho un'esperienza personale per cui posso pensare cosa è successo. Il problema è questo, che il tribunale e il prete ha continuato ad accusarlo e il tribunale invece lo ha assolto. Beh, il tribunale lo ha assolto perché ha pensato che forse non è stato lui ad ammazzarlo. Perché il parroco ha continuato ad accusarlo? Beh, abbiamo un caso qui a Mestre un po' più pesante. Abbiamo il caso di alcuni giostrai messi in galera, accusati di aver ammazzato, sparato a un poliziotto, a dei poliziotti, e uno di questi poliziotti, che ho visto in televisione sul TG3, intervistato, ha detto: io ho visto che sono stati loro a spararmi, io li ho riconosciuti, eppure il tribunale li ha assolti. Un anno dopo sembra che una certa organizzazione Brennan, una certa organizzazione fascista, si è invece implicata in questo tentato omicidio, per cui i giostrai che erano stati accusati erano effettivamente innocenti. Bene, sospendo il giudizio su tutto, però prendo atto delle contraddizioni della vita. Vabbè. Oh, una bellissima notizia ancora che vi può attizzare parecchio.
dal 7-6-1998. Se qualcuno ricorda un pochino, quest'estate c'è stata una campagna contro, fra virgolette, le sette. E fra le altre cose c'è un tale Leandro Tiveron. Leandro Tiveron, un prete, che dice dal Gazzettino del 7 giugno 1998: il demonio è tuttora vivo e operante nel mondo. Le sue malefiche opere possono essere constatate quotidianamente sotto tutte le forme e sotto tutti gli aspetti. Venezia e il Veneto in particolare sono preda oggi come non mai delle sette sataniche, di falsi maestri che vogliono allontanare i cattolici dalla vita, dalla via insegnata da Gesù Cristo. Parola di gesuita, è anche un gesuita, che schifo. Nella chiesa di Tolentini a Venezia, il superiore locale dei padri gesuiti, padre Leandro Tiveron, tuona contro il proliferare delle sette sataniche nella nostra regione. In mezzo a noi, ammonisce, anche in questa cara città ci sono malvagi ingannatori. Beh, i preti dovrebbero smetterla di stuprare i bambini, di costringerli in ginocchio, di battezzare i bambini, di insegnargli puttanate tipo la resurrezione, tipo il Dio che ha creato il mondo, cazzate di questo genere. Dovrebbero cessare di costringere le persone indifese a ricorrere alla loro carità, dopodiché potremmo parlare di malvagità. Per cui questo Leandro Tiveron è soltanto un vigliacco che mette in ginocchio persone che non si possono difendere e accusa le persone che cercano la libertà di essere opera del demonio. Daimos, daimon, il Dio che cresce dentro l'essere umano che cerca la propria libertà. Pronto? Pronto, ciao, sono Roberto. Ciao Roberto. Come sei, tutto bene? Sì, sì, sì. Voglio dire una roba, se sei preti e politici, se è la mafia dell'anima, no? E qua Nova, cosa che fai adesso nel 2000? Mi senti tu? Sì, ti sento. Sì. Penso che nel 2000 che c'è il giubileo, no? Così mi avevo sentito dire che saremmo scomunicati tutti quanti che fa roba new age, tutta roba strana, no? Sì. E la vostra, se come chi fa disdetta per canone della RAI, no? Dovremmo disdettare anche gli altri il discorso. Beh. Ai preti o alla parrocchia? No, no, non serve. Non serve. No, gran scherzo. No. Non serve. Sopravviveremo anche a sto giubileo, sai. Sì. Sì, sì. Mi ciao, avanti più, così. Però, ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Sì, c'era una volta un'organizzazione contro lo sbattezzo. In realtà mi piaceva. Cioè, io ci avevo aderito ancora 10 anni fa, credo, una cosa del genere. Solo che a un certo punto era usata per fare cose diverse dell'anticlericalità, cioè era più una roba politica di sinistra, diciamo così, e ha cominciato a puzzare un pochino. E allora ho detto, meglio che voi ve ne andate per la vostra strada. In realtà non serve togliersi dal battesimo o meno, serve condannare la Chiesa Cattolica. L'unica cosa che resterebbe a una persona è denunciare la Chiesa Cattolica per violenza privata, cioè anziché chiedere di essere cancellato dal battesimo si potrebbe denunciare i cattolici per violenza privata, cioè io ero bambino, non potevo scegliere, tu mi hai battezzato, è vero che i miei genitori mi hanno portato là, hanno dato il consenso, però tu hai indotto con l'inganno o con la truffa i miei genitori a farmi battezzare, tu mi hai fatto violenza. Per cui tu adesso mi ripaghi i danni. Questa è l'unica cosa che si potrebbe fare più che togliersi dallo sbattezzo. Qui c'è un altro articolo abbastanza vecchio, del 7 giugno 1998. L'intelligenza, il gene non basta. Ormai siamo arrivati a una specie di cattolicesimo scientifico, no? Si scopre un po' il gene di tutte le cose, il gene della violenza, il gene dell'aggressività, il gene dell'intelligenza, il gene, ormai si scopre il gene, cioè, in realtà sono delle grandissime stupidaggini. Perché sono delle grandissime stupidaggini? Perché chi costruisce la persona, la capacità della persona di rapportarsi col mondo non è il gene, è proprio la vita, è proprio la crescita, è il livello educativo.
la presenza di geni messi un modo e un altro modo, costruiti in un modo, è relativa a quello che è il patrimonio iniziale della persona. Però la capacità di usare quelle cose come uno strumento, tipo il reticolato sinapsico, perché alcune sinapsi si spengono, cioè la gran parte delle sinapsi si spegne? Proprio perché è una questione educativa. Ciò che resta, invece, è la soggettività della persona. Boh, questo discorso comunque lo riprenderemo, perché sono arrivati i ragazzi, li prende il turno, e io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre da Radio Gamma, naturalmente, per continuare tutti i discorsi che abbiamo incominciato e che dobbiamo portare avanti. La prossima trasmissione, l'ultima trasmissione del Crogiolo del Male, dopodiché parleremo ancora del Crogiolo, però non leggerò più gli elementi del Crogiolo, forse fra un paio d'anni lo farò. Se qualcuno vuole il Crogiolo dello Stregone, il Crogiolo del Male, il Crogiolo nei quattro canti del mondo, ricordo che io ho scritto 10 libri, di cui solo uno non distribuisco, ed è la teoria della filosofia aperta. Non fa altro che richiederli a Radio Gamma, richiederli qui in radio, richiederli presso l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, oppure direttamente a me, Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. E io cercherò di inviarvi, cercherò di farvi avere, insomma, non so, vedrò la formula esatta, insomma, per farvi avere. Arrivederci, vi do appuntamento per giovedì prossimo, attenzione, Magia, Stregoneria, Paganesimo.